Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi ragazzi siamo tornati qui sul canale, anzi sono tornato qui sul canale dopo il video di ieri. Comunque, oggi farò un indovina la bandiera, normalissimo, quindi io vi mostrerò un foglio, anzi non un 10 fogli vi mostrerò. Ecco, tipo questo. E praticamente voi dovrete indovinare che bandiera è, cioè di quale stato. Quindi possiamo subito iniziare. E anzi, specifico una cosa. Io ho disegnato bandiere, cioè che conoscevo e anche che conoscevo lo stato, quindi cioè non è che mo mi ero messo a fare la bandiera, che ne so, dell'Ecuador, tipo, cioè, perché tutti i vari dettagli non li ho fatti. Ho fatto tipo quella, ne ho fatta una vicino a quella del Bolivia, tipo, cioè, non è molto dettagliata, perché, cioè, è simile, cioè, non è che. Lasciamo, cancello tutto quello che ho detto. Allora, praticamente questa qua, aspettate che la cerco. Oh, non è visto, mi sa, sì, per fortuna. Dov'è? Ecco, questa qui, cioè, non è che sono stato a fare tutti i particolari, tipo questo cerchino in mezzo. Non è che mo ho fatto tutti i vari dettagli, però cioè ho fatto un cerchio così, giusto per fare, ma non è che l'ho fatto dettagliato. Comunque, io direi subito di iniziare. Poi ho colorato. Ah, un'altra cosa, ho colorato abbastanza male perché mo non è che faccio un corso di colorazione. Cioè, non è che mo devo fare una pixel art, però comunque almeno disegnato l'ho fatto, che è la cosa migliore. Ok, allora iniziamo subito da questa qua. La prima che vi mostro è questa qua. Che bandiera è? Due, uno. Beh, se pensavate che è quella dell'Ucraina, avete proprio indovinato. In questa non vi ho detto nemmeno le opzioni perché, cioè, in questo momento c'è la guerra, quindi non credevo che cioè, bisognavano, c'era bisogno delle altre opzioni. Quindi, cioè, l'ho fatto così. Comunque, le altre due opzioni che ho scritto erano Madagascar e Perù. Passiamo subito alla seconda. Eccoci qua. Vi dico quelle possibili. Ah, aspettate. No, ok. Ok, questa qua. Ah, ragazzi, questo qua è arancione, non è quest'oro, ma è arancione. Solo che con questa videocamera non si vede bene. Allora, tra le possibili c'è Canada, Liberia e Costa d'Avorio. Qual è questa? E se pensavate che era la Costa d'Avorio, avete indovinato. Abbiamo questa, che è un po' più difficile.
Eccola qua. Tra queste opzioni, ovvero Congo, Cipro e Birmania, quale scegliete? Era proprio Congo. Allora, comunque, la prossima ve la faccio vedere un attimo dopo, ma intanto ve le leggo. Papua Nuova Guinea, Brasile o Bhutan? Ok, era proprio il Brasile. Questa qui invece qual è? Beh, tra Argentina e Arabia Saudita e Lesotho. Mi sa che è proprio l'Arabia Saudita. Quale abbiamo? Anche questo, ragazzi. Questo, anche questo è rosso, ma si vede marrone in questa fotocamera. Non so nemmeno io il perché. Comunque questa, tra Colombia, Seychelles e Australia. È la Colombia. Abbiamo le ultime quattro da fare. Questa qui. Tra Guatemala, Zambia e Groenlandia. Questa qual è? Ragazzi, allora, quando vedete questo qua, è sempre rosso. Cioè, quando vedete questo qua è tutto rosso, anche questa parte qui in alto è rosso. Però se si vede marrone per il fatto della fotocamera. Comunque, questa è Groenlandia. Questa è quella che vi ho fatto vedere prima. Beh, tra Paraguay, Italia e Macedonia del Nord, qual è? Beh, se non avete assistito alla partita Italia-Macedonia, vuol dire che non le saprete quelle due bandiere. Oppure se le avete già viste e non avete visto la partita, le dovreste comunque sapere. Perché intanto, e intanto vi dico che è il Paraguay. Ultime due bandiere. Questa qui, qual è? Tra la Norvegia, Malta e la Giordania. Questa qual è? È poco lunga, ragazzi, scusate. Però ho il braccino corto. Eh già, è proprio Malta. Abbiamo qui l'ultima delle 10. Tra Camerun, Argentina e Cile. Qual è questa? Beh, non ho girato il foglio per questo che si vede là qua. Beh, è il Camerun. E ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Io vi annuncio una cosa. Ogni tanto, il sabato o la domenica, ci sono dei video. Non ve lo assicuro sempre, cioè ogni sabato e ogni domenica. E comunque, ragazzi,
Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!